Ciao a tutti, se mi sentite, se mi vedete. Buonasera a tutti, come state? Sveglia messa. Querelle. Allora, come preannunciavo, oggi possiamo riprendere il discorso dell'acquerello Loose, però applicandolo ai ritratti. Ed è una cosa non facile e quindi lo sperimentiamo insieme. Ah, questo al contrario. Ci siete silenziosi, mettiamo un po' di musica. Oggi non lo so, stavo un po' in ritardo. No, non era questo. Allora, io intanto, ciao Lorena, ciao Stefania, metto la prima immagine di riferimento. Vediamo un po' quelle che ho selezionato. Allora, non voglio fare, vorrei fare più schizzi se ci riesco. E quindi non lavorare troppo in grande. Magari qua vediamo un po', tipo un soggetto così magari ne entrano un paio in questo foglio. Vabbè, non voglio neanche andare troppo in piccolo, che poi beh, che succede qua? Lo stesso link, perché si è disconnesso il programma che uso, però adesso mi dice che ci siamo di nuovo. Vediamo un po', fatemi sapere se mi rivedete. Ecco, perfetto, Marina, grazie. Dicevo che per i ritratti Loose io non ho assolutamente un metodo collaudato, quindi sperimenterò insieme a voi. Allora, vediamo un po', la prima immagine che volevo è questa. Anzi, facciamo. Vabbè, mettiamo questa qui. Ok, così se volete cominciate pure a disegnarla. Ok,
Allora, siccome non voglio perdere troppo tempo con il disegno, farò uno schizzo abbastanza veloce. E soprattutto non me ne importa niente di avere la somiglianza adesso con il soggetto. In generale, diciamo che non presto troppa attenzione alla somiglianza esatta con la foto, perché mi interessa di più magari cogliere, non so, uno sguardo, un'espressione rispetto a proprio alle caratteristiche fisionomiche di quella persona, a meno che non sia ovviamente un ritratto commissionato, cioè se non c'è un intento preciso dietro, la mia attenzione principale non è rivolta alla somiglianza. Questa è, diciamo, una scelta mia. Perché comunque per riportare la somiglianza esatta ci vorrebbe molto più tempo. Naso parecchio lungo, vediamo di accorciarlo un po' questo. Magari qua. Ciao Maria. Stavo un po' troppo su, scusate. Ecco. Allora, qui è un po' scorciato, stretto. E poi mi sa che ci siamo. Ciao Chris. Sto anche lavorando con una matita piuttosto morbida rispetto al solito, perché stavolta non mi importa se si vedono i segni di matita, anzi, in realtà se si vedono non mi dispiace e avere un tratto un po' più sporco mi aiuta a partire già con l'impostazione mentale per cui non devo essere precisa. Però magari prima di cominciare con l'acquarello vado a pulire quei tratti che non mi servono più. Anche i capelli li accenno soltanto, poi li faccio direttamente col pennello. Qui può essere carino
carino far intravedere giusto un po' il collo per dargli un minimo di contesto. Ciao Nicole, ciao Manita, temperino, sì, bello questo con la manovella. Basta per il disegno, mi sa che io procederei. Questa ha questi occhi particolari perché sono molto stretti. Aspetta, fammi abbassare sta musica. Cioè hanno una forma particolare che potrebbe essere interessante cercare di riprodurre, però non voglio stare troppo a disegnare. Magari già così dà un po' quell'espressione. Ecco. Poi vedo se c'è altro da segnarmi che può essere utile per dopo. Per esempio questa parte qui. E basta, io mi sa che vado. L'ombra del naso qua. In generale ci si facilita se si segnano alcune zone d'ombra. Però c'è un po' di fretta adesso di cominciare. Non so perché in realtà, eh. Basta. Allora, adesso devo decidere i colori. Quindi mi prendo un fogliaccio avanzato, tipo questo, e scegliamo dei colori. Come li scegliamo? Allora, siccome oggi non lo so, sto in fissa col Carminio. Parto da quello, quindi parto dal Carminio e poi penso a altri colori. Questo lo vorrei cominciare abbastanza brillante, anche se non voglio riprodurre necessariamente toni pelle, perché nell'uso, no, abbiamo tanta libertà anche per la scelta dei colori, non deve essere realistico. Però questo qui in acridone d'oro sta molto bene e poi potrei scegliere un colore invece più freddo, potrebbe essere un turchese. Oppure vediamo l'indaco che sta finendo. Ci deve essere comunque tra di loro un colore che va negli scuri, se no ho difficoltà. E quindi potrei anche cominciare da questi e poi vedere. O se no, se mettessi un verde, potrei fare anche solo questi, quindi senza toni caldi, però così mi diventa molto molto freddo, tranne per cioè mi diventa molto verdastro. Oggi l'indecisione. O se no, questi più l'indaco. Quasi quasi escludo il turchese. Vabbè, cominciamo, poi vediamo che succede. La palette, vediamo un po' se no, comunque non c'entra mai nell'inquadratura, se no diventa tutto più piccolo. Però quello che faccio adesso è mi pulisco la palette perché se no è scomodo. Allora, vedendolo da lontano il disegno è molto storto il naso. Quindi,
Allora, fatemi provare un attimo una cosa. In realtà è abbastanza allineato bene, è storto rispetto a questo occhio. Quindi potrei avvicinare l'occhio, sfinare il volto di qua. Meno male che non volevo essere troppo precisa col disegno. Proviamo, eh. Di conseguenza qua deve essere sfinato, che poi aveva un viso un po' più fino di come ho fatto io. Però adesso l'occhio c'è qualcosa che non va. Oppure no? Vabbè, sentite, lo lasciamo così, eh? Qui ci andava l'orecchio. Ciao Alessandro, ciao Ugo. Basta, allora, pennello. E però un pochino alleggerito il disegno lo vorrei, perché vorrei avere più controllo su quali tratti magari si vedranno di più, quali di meno. Quindi una leggera, sì, passata con la gomma pane la facciamo. Poi voglio usare anche il pennello piatto, perché a volte mi aiuta con lo stile loose. Il primo strato, un po' come con l'uccellino l'altra volta, l'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è lasciare i punti chiari. Me li potrei anche segnare con la matita, per esempio questo punto qua, qui, poi se non riesco posso sempre aggiungere un po' di bianco dopo, però magari intanto qualcosa me lo segno qua. E sto prendendo un po' di quinacridone oro. Quindi lo metto un po' dappertutto, anche sull'occhio, giusto, voglio evitare le parti proprio di luce. Poi posso cambiare colore. Qui andare pure sui capelli. Ok, questo ho bisogno di cominciare già così, perché se no la mia tendenza è comunque di lavorare in modo preciso e la devo contrastare. Anche qui c'è qualche chiaro che sarebbe bello mantenere. Che avevamo detto, il verde. Per adesso metto solo l'indaco perché non sono sicura di quale altro colore mettere. Che diventa un po' una palette di primari così. Però proviamo. Qui se è troppo duro il margine faccio così. Qui all'inizio cerco di dare una base in qualche modo.
Ciao Greta. Sì, esatto, viene salvata la diretta. Ciao Taisia. Adesso io non mi sono preparata il phon, lo attacco. Anche se vabbè, adesso ancora non è il momento del phon perché voglio intensificare. Sappiate che non so cosa sto facendo, sto andando molto così a intuito. Qui posso anche levare un po' se è diventato troppo scuro. Ecco, prima che sia troppo tardi si può levare per recuperare un po' di punti chiari. Basta perché il resto verrà scurito dopo. Adesso sto facendo attenzione alle zone più scure. Cerco di non usare sempre lo stesso colore. Adesso vado a crearle un po' con l'indaco, però un po' annacquato. La carta si sta asciugando, quindi comincia a entrare nella zona pericolosa, per cui si potrebbero creare delle macchie strane. Però, oddio, essendo loose, un po' le possiamo accogliere. Poi, quando vedo che ho difficoltà a lavorare, mi fermo e asciugo. Qui volevo giusto aggiungere un pochino di. Vediamo un po' se ce la facciamo ancora prima di asciugare. Insomma, perché qua comincia a fare quel macchiato che un po' si sfuma, un po' no. Va bene, diciamo che adesso vado ad asciugare un po'.
Stefania, è difficile perché già quando si parla di ritratto è difficile. In più l'uso. Quindi magari questo per chi ha un pochino di esperienza in più. Allora, sono tentata di andare ad ammorbidire leggermente questi, giusto questo perché è così grande come punto luce, però allo stesso tempo non vorrei levarlo. Giusto un po', vediamo se si fa ancora in tempo. Struscio un pochino sul margine, però questo pennello è troppo secco perché è nuovo. Vabbè, lo lasciamo così. Adesso prendo l'indaco e voglio fare un po' di dettaglio. Qui per esempio per l'occhio non cerco di delineare tutto e poi voglio in alcuni casi rimettere l'acqua con un altro pennello, tipo nell'occhio comunque è scuro questo, quindi voglio creare un po' di sfumatura. Vado prima ai punti più scuri così mi crea una sorta di mappa e da lì in poi è tutto un pochino più chiaro. Quindi sono un po' i punti di riferimento, i chiari questi della carta, i bianchi della carta e i punti così scuri, che sono di solito intorno agli occhi, le narici e gli angoli della bocca. Già le sopracciglia vanno fatte un po' più leggere, almeno come primo strato. Quindi ho diluito un po' l'indaco. Greta, compralo, dai. Ormai uso solo questo io. Anzi, la prossima volta che faccio un ordine o da Momarte o sul sito di Felice Feltracco vado a comprare altre misure. L'unica cosa che mi dà un po' fastidio sono queste punte di. Nel frattempo ho suonato la sveglia, ma ok. E queste puntine di metallo a volte pungono. Quindi devo rigirarmelo tra le mani. Allora, vediamo altri punti leggermente, cioè non così scuri, quindi mischio pure un po' col carminio. Compralo, dai. Lo so, infatti anch'io sto rimandando a fare un nuovo ordine, che ti credi? Però io ti consiglio di prenderlo. Poi stai per cominciare il corso mio, anche se nel corso dico di usare i pennelli
cioè dico di usare, si possono anche usare pennelli più plebei, però insomma ci si lavora sicuramente meglio. Allora, qui cominciano ad esserci delle ombre, però un po' più complesse, cioè sono un po' più estese di queste e quindi non ce la faccio a lasciarle così non sfumate. Quindi ci faccio una bella passata di acqua. Marzia, non sei riuscita a trovarlo? Ma come no? Sì che ce l'hanno. Dai, te lo linko adesso. Perché l'altra volta mi sa che avevo sbagliato, avevo linkato effettivamente il set, perché questo si chiama bombasino, perché forse non c'è scritto feltraco, ma è quello. Solo che a volte non hanno tutte le misure. È questo, mi sa, vediamo. Infatti non ce l'hanno più al momento. E invece, scusa, acquarelli d'autore l'hai trovato? Non l'avevi trovato sfuso? Perché lui ce li dovrebbe avere. Pennelli. Così ci leviamo il dubbio. Dov'è Bombasino? Questo? Sì, è lui. Vi mando il link, non so quant'è la spedizione, però ragione Greta. Sì, esatto, è proprio quello bombasino. Ma è così moscetto in video questo. Vabbè, è un po' più scuro nella realtà questo disegno. Aspetta. Non credo di aver risparato la. Aspetta un secondo, eh. Ora è scuro, vabbè, chi se ne importa. No, il mio è 00, è incredibile. Sembra grande invece, cioè nel senso è grande per essere un doppio zero. Però diciamo questo è comodo per lavorarci tipo su A5, ma comunque piccolino, avercene uno più grosso è sicuramente meglio. Infatti penso che comprerò il 2, forse anche il 4, vediamo. Tornando alla nostra ragazza, allora, sono indecisa perché se bagno poi mi ritorna tutto sfumato come ho la mia tendenza a fare, se lavoro sull'asciutto
No, allora lavoriamo sull'asciutto. Lavoriamo sull'asciutto con un colore abbastanza diluito, così non è spaventoso perché le macchie, comunque, tipo qua vedete che non è sfumato, no? Queste macchie non sono sfumate, però sono lette come ombre perché sono abbastanza leggere. Quindi è quello che devo fare adesso. Poi voglio crearmi anche delle ombre magari più aranciate. Ma questa alla fine non ci stava male, mi ha fatto paura, ma il segreto è che andare a procedere abbastanza progressivamente, non fare troppi scuri da subito. Qui possiamo pure far entrare un po' di colore, ci sta. Se entra troppo, faccio così, mi spingo il colore indietro. Ecco, per i capelli è buono anche avere il pennello secco e fare un po' questo tipo di pennellata qua. Che colore c'ho? No, troppo scuro. Dai, non mi fate già avere una persona che deve bannare, che scrive cavolate, per favore. Manteniamo questa community così carina, rispettosa. Ok,
Allora, io sto praticamente andando avanti a intensificare gli scuri, no? O guardare le ombre o cercare di mettere quei tocchi che rendono l'immagine leggibile praticamente. Tipo qua è tutto uguale e non c'è tanta divisione tra la testa e il collo. Quindi, anche solo un segno leggero. Adesso è ancora un po' bagnato, quindi magari lo faccio dopo. Che non li voglio neanche dettagliare eccessivamente gli occhi. Da adesso in poi, cioè una volta fatta la base e un po' di strati per le ombre, si tratta di trovare una sorta di punto di equilibrio. Do una botta di phon e poi vediamo. Ho bisogno di un pennello però un po' più piccolo. Questo è il pennello che mi serve, ma è rigido. Probabilmente non l'ho lavato. Succhiamo un altro. Chi è che lo sta facendo, per curiosità? Allora, sì, voglio mettere qualche punto in più per rendere proprio più leggibile. E sì, secondo me marzo è meglio, cioè dipende che effetto vuoi. Questo rimane piuttosto fresco e i colori rimangono abbastanza puri, brillanti. Se cominci a mischiarli molto, cominci a ottenere dei grigi. Mini pennellino perché vorrei creare un po' meglio alcune zone, definirle un po' meglio.
Questo c'era un sacco d'acqua, facciamo così. Nello piatto questo è buono perché mi consente di passare sopra certe zone e alcune sfumarle e altre lasciarle più nette. Qui un po'. Sicuramente voglio intensificare qui. Questo può essere, può dare risalto. Cerco anche di mettere in quei punti in cui so che i volumi risalteranno meglio. Sì, comunque forse non avrebbe neanche troppo senso cercare di rifare quello che faccio, perché è proprio un processo intuitivo e cioè, lo capisco mentre lo faccio, però può essere buono invece avere più o meno un'idea di quello che sto facendo come tappe e poi farlo a modo vostro senza guardare, secondo me, perché questo stile è molto difficile da ripetere. Esattamente così. Poi una cosa comincia a venire diversa e uno impanica, invece magari è qualcosa che può essere trasformato e va bene uguale, no? Allora, qui c'è una forma strana alla fronte, non è che sia così grave, però forse un po' più.
Ora devo cominciare ad andare un po' più pesante sulle ombre, perché comunque la base c'è, quindi delle zone mi rendo conto che sono troppo leggere, comincio ad andare con il colore un po' più denso. Ecco, qua sotto sicuramente ci vuole una massa scura, se no il collo e la testa sembrano sullo stesso piano. Poi posso intensificare un po' di più le sopracciglia che sono rimaste chiare. Comunque si costruisce così piano piano, cioè. Poi magari vado anche cauta perché non ho tantissima confidenza con questo modo di dipingere. Piano piano mi ci avvicino, però è meglio così rispetto a esagerare troppo con gli scuri da subito e poi non si può più tornare indietro. Vediamo che dite. Aspetta. L'interpretazione personale è un po' lo scopo della tecnica Lust, sì, assolutamente. Quindi anche proprio la scelta dei colori, di come trattare le ombre. La pupilla, il fatto che non si vede tanto nell'immagine di riferimento perché c'è una zona d'ombra e quindi non avrebbe troppo senso. Fare una pupilla così in vista, quindi c'è un pochino c'è qui, non so se la vedete, però non la voglio esagerare. Invece qui l'iride è troppo piccolo, quindi voglio ingrandire un po' proprio tutto qua e anche diciamo rinforzare un po' la parte delle ciglia perché sennò quest'occhio sembra troppo addormentato. Amanita, se vuoi fammi una domanda specifica, l'hai visto il video di promozione, diciamo, del corso? Perché non vorrei sfuggire
scocciare gli altri. Però se hai una domanda specifica sul mio corso di acquerello, fai pure. Comunque è un corso base per chi vuole iniziare o per chi vuole, diciamo, ricostruirsi un po' le basi. Ok, già così ho alzato leggermente la zona delle ciglia e l'occhio si è un po' aperto. Qua c'è un punto scuro. Poi lasciare un pochino così di chiari nell'occhio dà una sensazione di luce molto bella, secondo me. E mi piace anche differenziarli gli occhi, farne magari uno un po' più dettagliato o uno un po' più nell'ombra. Comunque renderli diversi. C'è uno sguardo un po' strano questa ragazza. Probabilmente è questa linea qui che non va. Vediamo se posso levare un po' di colore. Sì, quindi con il pennello così umido ho levato un po' perché voglio rifare questo volume dell'occhio che non mi piace come è venuto. Che qui è più sottile. Già così forse funziona meglio. Ah, sì, Manita, guarda, lo trovi sul mio canale. Tanto c'è scritto, lo riconosci insomma, c'è scritto corso di acquerello. Io penso che ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo qua, perché comincia a essere abbastanza dettagliato, lo sguardo sa dove deve andare, ci sono abbastanza toni di luce e ombra, zone, mi piace che ci sono delle zone ecco più definite di ombra, meno precise. A livello compositivo qui c'è qualcosa che manca. Vediamo se magari aggiungendo anche solo qualche tratto, vediamo un po'. Ah, posso giocare un po' con i capelli. Queste ciocche che mi vanno anche a creare, non so, un po' di peso da questa parte. Però non le voglio troppo dettagliate, quindi. Qui, anche se è bianco nell'immagine, io faccio. Ci metto un colore. E poi quando uno non sa più che fare, ci si può sempre mettere qualche schizzo, però lo copro. Con un foglietto, vediamo un po' se c'ho qualcosa. Questo per coprire, diciamo, una parte su cui non vogliamo che finiscano gli schizzi. Ecco, questi ce li lascio, che non mi dispiace. Invece il prossimo lo vorrei fare, certo, sono già 6:30. Vabbè, vediamo se mi sbrigo un po' di più. Però
in prima vi leggo. Allora, Greta, sì, ti capisco. Allora, ti consiglio di andare a vedere i lavori di Elena Brazzale, perché lei rende questi sfondi praticamente dipinge il volto, poi crea un'unica campitura, sfondo e capelli, e poi con dei segni molto sottili e leggeri dà forma ai capelli. È un po' difficile da spiegare, però vai a vederla. Perché anche io me lo sono sempre chiesto e quando ho seguito il suo corso ho visto questo modo di creare gli sfondi colorati che mi piace un sacco. Lorena, vuoi proprio la pupilla dell'occhio sud-est? No, no. Vorrei far vedere più da vicino, però non posso, cioè nel senso... Allora, proviamoci. Devo... mettere un attimo l'autofocus, che vorrei provare a farvelo vedere meglio, perché magari alcuni dettagli, tipo la pupilla che c'è, ma si vede poco poco, eh. La vedi? Cioè, qua c'è, qua no, e mi piace così, devo dire. Elena Brazzale, lo scrivo in chat. E ok, adesso voglio rimettere il manuale. Bene, dicevo, il prossimo lavoro vorrei farlo con la grafite acquerellabile e un po' d'acquerello. Cioè, lo vorrei fare ancora un po' più pasticcioso, pasticciato. E ah, questa foto l'ho presa da Pinterest, vi metto il link, hai ragione. Grazie. E per il prossimo lavoro, basta sempre ste ragazze carine, prendiamo un uomo. Ma si tende sempre a fare gli stessi lavori, cioè sempre gli stessi soggetti. Allora, per esempio questo qua, perché c'ha anche dei volumi interessanti, quindi vi metto pure questo qua che facciamo adesso. Dove stava? Eccolo. Allora, dov'è? Allora, delle matite acquerellabili comincio comunque con l'HB perché queste matite acquerellabili si cancellano un po' meno facilmente delle matite normali.
Questo inizia decisamente prima. Questa matita mi sta dando veramente fastidio. In realtà il disegno lo potevo fare anche con una matita più morbida, normale, invece che acquerellabile, però vabbè. Stretto sto naso, mamma mia.
abbastanza perplesso quest'uomo. Però non riesco a capire la sua forma del viso. Cioè qua. Qual è la parte del volto che mi dà più fastidio? Cioè che non riuscite a disegnare? Io ho un problema con gli zigomi. Non è così gonfio. Vabbè, facciamo finta che va bene. Quest'occhio non deve essere esageratamente grande come tendo a fare. Vediamo un po' così. Comunque è utilissimo avere la miniatura piccola, cioè lo vedo dallo schermo e mi aiuta un sacco a vedere le cose che non vanno bene. Tipo sì, sicuramente lo so che gli occhi sono troppo lontani, però adesso non c'ho voglia di correggerlo. Nasi. Però sono belli i nasi almeno, invece non lo so, i confini del volto mi danno un fastidio. La forma del viso e le simmetrie. Oppure le orecchie. Io le orecchie le ho sempre ignorate. Vabbè, ok. Vediamo di qua. Qui c'è una bella ombra. Adesso a sto punto mi sto già assegnando anche un po' le ombre principali. Qua. Però non così. E poi la bocca la faccio sempre stretta. Si sviluppano proprio delle tendenze. Però se uno le conosce riesce a starci un po' più attento, in teoria. Questo c'ha le orecchie proprio sotto la linea degli occhi perché c'ha il volto un po' reclinato in su. L'ho imbellito, ma in realtà perché io tendo, sarà perché disegno sempre ragazze, donne. E poi alla fine ingrandisco gli occhi, li espando, cioè delle caratteristiche che comunque sono più femminili e quindi imbelliscono. Capello fluente, bello mio, io però non volevo stare qui 2 ore e mezza, quindi. Basta. Allora, io vorrei partire proprio dallo sfumare la grafite acquerellabile con il pennello piatto, anche se è troppo scarsa la matita acquerellabile e quindi la intensifico un po', soprattutto nei punti scuri. E
Così parto da una situazione in cui già ci sono più o meno i chiaroscuri e ci posso mettere un po' di colore. Però se adesso ci passo l'acqua, mi perdo il mio disegno, quindi devo scurire i punti importanti con la 6. No, facciamo con la 4, va? Capovolgere o riflettere l'immagine, sì. Poi qui ci sono dei punti luce, quindi è buono disegnarli e evitarli così. Vabbè, basta, passiamoci l'acqua. L'acqua è sporca, ma non fa niente. Qui adesso sciolgo un po' tutto e cerco di evitare, ma vabbè no, ormai è andata. Giusto questo punto luce, sono ancora in tempo. Quei punti luce del naso, vediamo se riusciamo a evitarli. Un uomo squagliato, però non vi preoccupare. Adesso lo recuperiamo. Allora, i colori da usare, vado così a braccio perché adesso non c'ho tempo. Voglio usare dei colori stavolta un po' più meno brillanti di quelli di prima. Quindi comincio con qua c'è una specie di
marrone rosso scuro sulla tavolozza, prendo anche un po' questi rimasugli e intanto che è bagnato intensifico le parti scure, che ovviamente si sono perse perché si è sciolto tutto. Però ha creato immediatamente un effetto molto coeso, non so, interessante secondo me. Altro colore ci mettiamo? Mettiamoci un po' di turchese scuro. Dai, magari faccio turchese scuro e il glacier brown. Adesso sto su dei toni medi e poi dovranno essere recuperati tutti i toni scuri. Ah no, mi sa che quello non era il glacier. C'ho un macello sulla tavolozza e sto cercando di identificare questi colori rimasti. Mi sa che questo è il glacier brown che voglio usare. Comunque, una terra e un cobalto userò. È diventato molto più sereno quest'uomo adesso, perché non si vedono più le sopracciglia e le rughette dell'espressione. Ciao Maria. Completamente diverso da quell'altro, eh? Anche come procedimento. Quindi l'uso in realtà comprende tantissime cose diverse. La grafite è acquerellabile, sì. Ah, no, no, nel senso, la grafite deve essere acquerellabile, la grafite normale non si acquarella, non si scioglie. Questo è un tipo di grafite proprio fatto per essere, come si dice, solubile. Dovrebbe
Bagnato su bagnato? Sì, era perché la prima volta che ho bagnato, poi è rimasto, cioè ho sciolto la grafite, è rimasto bagnato e adesso sto andando col colore così. Sì, quando vedete che si sfuma vuol dire che era bagnato. Adesso mi sa che do un'asciugata perché devo ridefinire gli scuri tra poco. Allora, Alessandro, la carta è questa della Canson. E Annalisa, allora, è possibile correggere gli errori? Sì, non è facilissimo, però ti faccio vedere un attimo mentre si finisce di asciugare questo. Se io ho, diciamo, un'area bagnata, no? E ci finisce del colore che adesso ovviamente non si espande perché si dovrebbe espandere. E ci metto più acqua. Ecco, vabbè, diciamo che questo non si è espanso troppo. Finché è bagnato, tu con il pennello lo asciughi e puoi spingere il colore. Quindi lo puoi un po' spingere oppure lo puoi proprio levare. Strusciando, a quel punto puoi asciugare e lavorare sull'asciutto. Se invece si tratta di un colore già asciutto, dipende. Puoi ritirare fuori dei punti chiari sempre con il pennello umido. Strusciando un pochino il colore si leva. Ovviamente il risultato non è sempre pulitissimo, però vedi, un pochino si può levare. Magari fai così e poi tamponando risulta più chiaro. In questo caso a me non disturba che ci sia questo mischione tra i colori, perché anzi è un effetto che mi piace. Adesso i punti scuri li potrei tirare fuori sia con la grafite che con il colore. Preferisco andare con il colore per adesso, quindi prendo. Mischio un po' i due, ma è soprattutto quel glacier marrone. Qui si è rimpicciolito l'occhio? No, forse
come sto sopracciglio, più così. Vabbè, c'è tutta una zona d'ombra che intanto posso fare. Quindi adesso qua sto usando solo due colori. E questo è tutto sull'asciutto. Qua per la barba può essere interessante provare degli effetti di pennello secco, un po' come per i capelli. Qua c'è un'ombra, no, la devo fare dopo sull'asciutto, Questa macchia mi piace, quindi non vorrei coprirla. Cioè, magari gli scuri li metto di qua. Ma sto zigomo, ma com'è? È più qua. Vabbè.
qua, gli sto stringendo la fronte troppo. La bocca non mi piace proprio come è venuta, ma non fa niente. Possiamo provare a modificare un po' qua. Forse così. Quest'occhio non va bene perché è troppo piccolo, c'è proprio la parte dell'iride. Forse così. Ok, boh. Questo sopracciglio è venuto troppo alto. Vediamo un po' se si recupera da qua. Ok, forse era meglio senza sopracciglia. Mi ricorda qualcuno. Ogni volta che si mettono degli scuri ci si rende conto di quanti altri scuri vanno messi in giro. Come se si resettasse la scala, no? La scala dei toni. Quindi più si definiscono i toni più scuri, più bisogna andare a ritoccare i toni medi, che nel frattempo sono diventati troppo chiari rispetto a quei toni scuri scuri. Non so se mi sono spiegata. Ma poi posti i disegni su Pinterest nel riferimento usato? No? E cioè, qualche volta l'ho fatto, sì. Però la maggior parte delle volte mi scordo.
Qui vorrei un tono più scuro, proprio. Ecco che mi disturbava di quest'occhio, che non c'è l'ombreggiatura. Guardate quanto cambia adesso. Quest'ombra, secondo me è molto importante. Ma no, ci stanno i vicini che litigano, spero che non li sentiate troppo. L'ho migliorato. Mi sa che mi sto avvicinando alla fine. A questo punto io non metterei altra grafite perché comunque mi piacciono i toni che sono venuti fuori. Non mi piace questo sopracciglio così marcato. Però vabbè. Ecco, una sfumata. E poi potrei mettere qualche tono leggermente più scuro anche nei capelli. Qui non mi arrendo al fatto che è ancora bagnato. Sarebbe interessante fare quest'ombra qui. Allora, asciugo e poi ultimi ritocchi perché sono un po' fusa. Sì, c'ha il viso più lungo il modello, decisamente. Anche questa è una mia tendenza, tendo ad allargare un po' i volti. Allora, qui voglio mettere qualche segno per magari indicare che i capelli iniziano qua. Rasserenato, però non mi va tanto che sia così rasserenato. Proviamo a... Qui dovrebbe essere più giù, quindi sto strusciando un po' il colore. Ecco, già così si preoccupa di più e gli mettiamo un po' di scuro anche qua. No, non più di tanto.
Ecco, adesso però dovete ammettere che è più inquieto, un po' più inquieto di prima. È vero, la paura sorge il viso. Le rughe intorno alla bocca. Sì, hai ragione. Però la mia autonomia sta finendo. Vabbè, mi sa basta. Eventualmente, se lo continuo, se ci rimetto le mani, lo pubblicherò su Instagram. Adesso mi sono un po' stufata. Le rughe pure qua, in mezzo alla fronte, ma basta. Basta. Allora, vi faccio vedere che differenza c'è con quello di prima. No, non cadere. Non è caduto. Allora, ve li faccio vedere insieme. Mettiamole un attimo. Mettiamoli un attimo così. Sicuramente la differenza nei colori c'è tantissimo, no? Però non solo. Qui sembra meno lavorato perché comunque sono strati un po' più sottili, con colori più luminosi. Qua già i colori di partenza erano un po' più neutri. Lavorare con un colore terra già è diverso. Ah, ecco una cosa che volevo fare. Vabbè, la faccio, dai. Volevo fare l'ombra dei capelli. La faccio al volo. L'ombra sul collo, no, mi state chiedendo troppo, ragazzi. Facciamo un colpo di ombra sul collo. Ma non è abbastanza, dovrebbe essere più scuro. E un'ombra invece volevo fare un po' più chiara, proprio una velatura un po' qua. Questa poteva essere interessante, anche un po' qua. Basta, basta, basta. Leonardo DiCaprio barbuto e un Dumbo è fantastico. Sì, anche le orecchie di conseguenza sono andate, non lo so, ad aprirsi ancora di più, ad allontanarsi dalla faccia. Ecco, e questo è quanto. Spero che vi siate divertiti. E si accettano idee per la prossima live, se avete idee. Se mi seguite anche su Instagram, vi metto il tema della diretta. E niente, buona serata a tutti quanti e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!